tutte le novità legate alle scienze e alle tecnologie dell'interattività. 3 giorni di simulazioni, panel istituzionali e tecnici, talk, workshop, aree dedicate alla realtà virtuale e molto altro. Dal 28 al 30 settembre all'ITIS Galileo Galilei di Roma, tanti gli ospiti che si sono alternati sul palco del Level Up School Days, primo e unico evento italiano di formazione interamente dedicato all'ideazione e allo sviluppo di videogiochi, ideato dall'AIV, Accademia Italiana Videogiochi, in collaborazione con il Polo Tecnico Professionale Galileo. Un evento a cui hanno partecipato a distanza centinaia di studenti e pensato per promuovere lo sviluppo della cultura digitale nel paese, diventata sempre più importante soprattutto dopo l'emergenza Covid, e per creare nuove opportunità per i giovani. Un cane robot guiderà le trivelle che scaveranno i tunnel del controverso progetto di stoccaggio sotterraneo dei rifiuti nucleari in Francia, a Bure. Ci sta lavorando l'Università di Nancy, che sta programmando e implementando il robot quadrupede creato dall'americana Boston Dynamics. Se ad Hong Kong è stato usato per distribuire gel igienizzante, qui in Francia è entrato a far parte di un progetto finanziato con 200.000 euro in 3 anni dall'Agenzia Nazionale per la Gestione dei Rifiuti Radioattivi. Lavoriamo con organismi pubblici e privati per sviluppare applicazioni per questo robot, perché possa intervenire autonomamente in contesti complessi e rimpiazzare l'uomo, ha spiegato François Rousseau, direttore generale dell'università, soprattutto se si tratta di gestione di rifiuti radioattivi, come nel caso di Bure. Food is lost or wasted, while more and more people go hungry. This can't go on. Nel mondo il 14% del cibo viene perso o sprecato fra il momento della raccolta e la vendita. A questo si aggiunge lo spreco a tavola, un problema che riguarda l'uso di acqua, terra, risorse e ha dirette conseguenze sul futuro del pianeta. Reducing food loss and waste from farm to plate can strengthen food systems. Per questo la FAO ha lanciato un appello al mondo, indicendo la prima giornata internazionale della consapevolezza della perdita e dello spreco alimentare, che si svolgerà ogni 29 settembre. Un appello che arriva nel mezzo di una pandemia mondiale, un'emergenza che a maggior ragione rende doveroso ripensare il nostro modo di produrre, conservare e consumare il cibo, a partire da alcune azioni pratiche, più tecnologia, infrastrutture, innovazione per rendere efficiente tutta la catena di produzione.